face in your face. Io ho detto cazzo se era stato al mare. Ok, è un'indiana, quindi mi sa che è tosta. Allora tu di solito mangi già piccante. Abbiamo il vincitore. No, no, allora di solito che peperoncini vengono consumati? Questo non lo so, però mangio questo. Buona, c'è già la coppa per il vincitore, signori. No, tanto scherzare. No, allora vabbè, lui ci vuole provare, giustamente dice, uè, cazzo, questa cosa proviamo, tanto insomma non si muore di vedere il giro. No, non lo credo, poi vedrò, ecco, vediamo. Tu ti chiami? Sei piercing. Allora, se ti chiami birra, va bene. Allora, signori, facciamo un applauso, birra, birra, dai, bella. Allora, dico io, oggi ti sfiderai sulla scala di Scoville, quindi partiremo da peperoncini poco piccanti e con i trattori poi la musica sarà ancora più bella e tutto molto divertente. Vabbè, allora, ti chiedo, amico mio, di iniziare ad accomodarmi tranquillamente. Allora, invece ne abbiamo qua un altro matto che si vuole sfidare con il peperoncino che si chiama... È un genio che arriva da Este, ok, quindi quanti chilometri sono? Quella? Quella che è a mezz'oretta, dai. Sì. Ok, allora Eugenio, tu di solito che tipo di peperoncino mangi? Quello che mi passa la vita. Ah, c'è lo spacciatore di fiducia. Qualche donna? No? Qualche uomo piccante? C'è poi... Dai cazzo, così! Un applauso! E poi... Bella così ci piace! E devo andare ancora! Quanti sono? 2, 4, 6, 7! Ancora 3! Dai, 3! 3! Che? Dai! 3! No! 2! Poi due, sei tu la donna picchiante, ragazzi, figlio al prodigo, no? Poi nessuno, dai nessun altro, un altro così a caso, si mangia il primo, basta, dai, un altro che vuole partecipare, cazzo, ma se non Davide, ma non passa, dai, Davide, 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 dai. Il primo così per show, agri show, dai, dai Davide, il primo è quello leggero, 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 mezzo, dai, dai che ce la fai, dai che è arrivato, signori, anche Davide, e dai, io lo sapevo, non poteva dire di no, cioè, come cazzo fai, cioè? Allora, signori, abbiamo anche Davide, il noto influencer,
piccante, agricolo, ce l'ha tutta, lui ce l'ha, era un uomo tutto d'un pezzo, un uomo che non dice mai di no. Gli facciamo un mega applauso a Davide! E partiamo con il primo Pedro Cito. Sempre lì a Paneo Swarm, adesso se lo ricorderanno per forza loro. Daniele Berto, a Paneo Swarm, produttore ufficiale del campionato Super Ocean Grande, Dani, ti voglio bene, io lo sai che. E Davidone, se vuole, può mangiare una metà, perché lui è un dito, sai che sei dito. Bisogna avere un occhio di riguardo con il dito. Fatto bene, però, se cazzo lì, così, Davide, oh, lasciamolo così. Eccolo qua, Davide già scappa a William, eccolo, dai, vieni qua William. Allora dicevi che adesso mi sfugno un attimino, poi appena mangiano mi carichi sulla musica a cannone proprio, perché gli dobbiamo dare quella botta di adrenalina che arriverà subito dopo. Allora amici, siete pronti? Peperoncini in aria, 3, 2, 1 e andiamo! Vai! Prima marcia! Allora, il peperoncino che stanno mangiando adesso, il primo peperoncino in gara, si tratta del tonno rosso. Abbiamo una piccantezza veramente esagerata, che è veramente devastante. No, non è vero, abbiamo una piccantezza di 2000 grammi Covid. Davide per lui è 50 milioni, ma fa lo stesso, quindi è un peperoncino che viene dall'America centrale, abbiamo una piccantezza molto bassa, è giusto per scaldarmi un attimino. Bravo, grazie mille Adri. Quindi, primo peperoncino 2000-2500 unità di scovilla, vediamo quale sarà il prossimo e vediamo chi andrà avanti. Allora, andiamo a vedere com'è la situazione. Signori, Sara ha finito, William ha finito, Francesco ha finito, Valentina, Davide, Eugenio, Massimiliano e Birra. Signore, è finito tutto, un applauso! Vai calcio però, c'è Dimas, non è vero. Vai! Vai! Davide ha perduto il latte. Dai, l'avevo tirato, gliela perdoniamo, dai, l'abbiamo tirato dentro di straforo, tanto non arriva al secondo, al terzo. Ma poi lo sai come sono sti VIP, no? Minchia, devono sempre, cioè loro se le fanno da soli le regole. Però prima l'ho visto più provato, eh? E già mi si è abituato, e allora ne mangiano. È ovvio, scusa, perché adesso si è abituato da prima le sue papille si stanno abituando. Come funziona? Quando mangiate il peperoncino, i recettori iniziano a mandarvi dei segnali al cervello dicendo: cazzo, ma cosa stai mangiando? Ma sei cieco? Sostanzialmente è un po' questo il meccanismo. Quindi il corpo va oltre la temperatura, ma poi se stiamo a guardare una sensazione illusoria. Eccolo, disturbatore, buongiorno, dica. Ascolta, fagli vedere la gente che... Dai. Dai, dai, volete che lo mangi? Dai, dai, hop, 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 hop. Chi non sopportava questo peperoncino è proprio, cioè, un mammalucco lacustre, come lo chiamo io. Dai, cioè, è acqua. Ma guardalo lì, ma che cazzo, ma ti sei fatto 26 birre e adesso è acqua lì. Madonna, benedetta. Vabbè ragazzi, non c'è, io non ho insultato, non so, fate qualcosa. Allora, andiamo avanti, comunque ce la sono trovata molto bene, devo dire, sì, dai. C'è qualche anche Davide, è bravissimo, cazzo, si è bevuto anche il latte e lo stiamo comunque tenendo in gara, perché vabbè, è un VIP, lui quindi molti di voi lo conosceranno, è un peperoncino cicciotto, abbastanza rognoso da masticare, perché ha una buccia piuttosto coriacea ed è pieno di semi.
ma non ha una piccantezza molto elevata, è molto buono se lo fate impanato, quindi lo tagliate, lo svuotate, lo riempite con cheddar e pancetta, lo impanate con una bella panatura croccantina e vi ho dato una ricetta, quindi dovreste fare un applauso. Cioè, applauso solo per la ricetta, cazzo, perché voglio dire. Allora, sì, dica, dica, no, questo non lo mangio, è terribile, cioè, ma dica. Scusa, chi è che viene a tradurre? Ah, mio collega Padovani ha detto una cosa buonissima. Esatto, guardalo, guardalo. Guarda. Dai, no, Gianni, vieni qua davanti. Dai, dai. Peperoncini in aria. Tre, due, uno, via! Peperoncino molto famoso, soprattutto nella cucina del snack. È un peperoncino che viene dal Messico. Facciamo un piccolo salto sulla sala scoville, da 2000 passiamo a 2500 gradi scoville. Attenzione, perché lo jalapeño solitamente si raccoglie verde, però diventa rosso, giallo, bianco, quindi aumenta la piccantezza, quindi ci sono degli jalapeño che arrivano anche da 10.000 a 25.000 gradi scoville. Oh, William ha finito, Francesco ha finito, Jack ha finito, Eugenio ha finito, Massimiliano ha finito e Birra ha finito. Claudio, dai, Vincenzo, Sara, Sara ha finito, Vale, dai, Davide. Signori, Jack Pepper ha finito il suo secondo peperoncino. Grazie, grazie, vi voglio bene. Grazie mille. Vai Davide, sei tutti noi. Signore Davide, che non molla. Io lo sapevo che è un grande, lui è un grande e i grandi vanno sempre avanti. No, ti prego, no, non farlo. Ditegli di no. No, Davide, no. No, non mollare così. Vabbè, gli facciamo bere un altro concentrato così gli passa. Dai, dai un boccino. Perché sei te, Dai, Davide. Signori, un applauso a Davide di Comino Juan che ci abbandona al secondo peperoncino. Ma oggi è diventato anche un influencer piccante, credimi. Peccato che i tuoi amici di Dimas non ti abbiano messo in questa eroica impresa. È stato fortissimo, ma potresti anche mangiare il terzo. Secondo me ce la puoi fare, è vero, ce la fa, ce la fa. Sì, dai cazzo. Allora, va bene, non perdiamo. Scusate, cioè, ho avuto un attimo una visione incredibile. Quest'uomo è arrivato che era bianco. Cioè, è più abbronzato di me. Tutto a posto, William. Ti voglio bene, sei un grande. Beh, stai dimostrando quanto vale sto coraggio, una bella sigaretta. No, male. Non ci credo, signori. Fare il fine si abbandona al secondo peperoncino. Ciao, vale, ti voglio bene. Capire come gestire adesso capire due sì che testo potere. Oh, tranquillo, un po' di più. Tranquillo. Davide, no! No, stai qua, non seguirci però, Allora,
questa gara supportata da Davide, questo ci fa veramente tanto onore a noi. Andiamo avanti. Signori, c'è Sara che non sta più capendo dove si trova. Non ho capito, scusa per ripetere. Becca tutto! Pazzesco, una roba pazzesca, il marito, vediamolo. I capelli sono diventati un super saiyan ormai. E forse sentono i capelli col peperoncino. No, no, ormai lo dico, ormai sei diventato un super saiyan. Io sì. Ecco, allora devi si. Almeno arrivare a quarto, almeno, Vediamo dove arrivano. Beh, non è finita qua. Quindi, ma il mio amico invece Massimilian lo vedo super tranquillissimo. Grande. Mira, c'è già la coppa in mano, ho detto cazzo, vai qua, adesso mi chiamo io, ma dopo lo perteniamo bene. Allora andiamo avanti col terzo peperoncino in gara, che... diciamo così? Ma scusa, non c'era... dopo ritorno, è fresco? Ok. Dai, allora, adesso spaziamo un attimo, non troveremo un fresco, troveremo una crema in purezza, che lascio spiegare al mio amico Adriano. Allora, qui abbiamo una crema in purezza di Avalero Spano, quindi c'è il 98% di peperoncino di purezza, giusto Dani? Abbiamo un Avalero Orange, quindi facciamo un grosso salto sulla scala scorrente, salto, quindi da 2500... Da 2500 passiamo a 250.000 gradi scoville. Facciamo un sacco e siamo al campionato italiano super 8, Non siamo mica la sagra da Mottarella. Non l'ho detto per quello, mi preoccupava l'Olivia. Dove è l'Olivia? Siediti, lascia, non preoccupare. Quindi, Avanero Orange, quindi è un fratello del principe del peperoncino. Quindi abbiamo una bella potentezza, 250.000 d'Arcovillo, 225.000 scusate, e sarà una crema in purezza che mangeranno così a rustica tutti gli altri. Allora ti lascio preparare questa crema in purezza, vediamo come se la cavano. Quindi facciamo veramente un salto pazzesco, Gerro. Qui arriverà una botta violentissima che secondo me, a mio parere, qualcuno qua se la dà la gambe, sicuro al 1000%, vedendo un po'. I partecipanti in gara, qui la Giovanna invece si sta pregustando la sua entrata alla finale di ieri, c'ha già la coppa davanti per dire questa qui è mia, non siete nessuno, io sono indiano, voi cazzo volete andare. Allora, quindi, vediamo un pochettino cosa succede. C'è un genio che adesso passerà praticamente a Super Saiyan di terzo livello, vedrete che diventerà biondo, guardate. Tra pochissimo, vi darà un'aura pazzesca intorno e è così, dai, si vede. A te pure crescono i capelli, bene, vedi, una formula magica. Se vuoi, signori, vediamo questa crema in purezza. 3, 2, 1 e andiamo. Mamma mia! Signori, sarà finito, William ha finito. Francesco ha finito, Eugenio ha finito, Massimiliano Birra, un applauso! Grazie, cazzo, ma facciamoci sentire un po', se no che si vede un po'. Sì, ma queste qua sono veloci. Allora, attenzione perché adesso, sale un pochettino dopo questo peperoncino, quindi secondo me... Cazzo, non devi vedere, non sono figlia delle angurie. Vai. Allora, cos'è? Quattro peperoncini in gara, un fresco, ok? Quindi, troviamo il nostro amicone, che Dario conosce bene, perché prima è stato veramente poverino, ha avuto dei crampi intestinali, si è messo a vomitare dietro il palco, non ve lo volevo dire ma ve l'ho detto così almeno conoscete in retroscena, perché sennò è troppo bello, li vedete in televisione, dite cazzo che belli che sono, non fanno una piega, eh no, si sono presi una bella legnata i nostri amici. Quindi il peperoncino in questione si chiama Habanero Red, è il principe dei peperoncini chinesi, ovvero
i peperoncini più piccanti del mondo. Questo qui è il primo, quindi da lui nasce una saga infinita di peperoncini ultra piccanti. Questo qui, diciamo che è il primo. Allora, te lo faccio raccontare a te. Allora, come diceva Jack, è denominato il principe dei peperoncini perché da lui sono nati tanti libri, tra cui anche il Carolina Reaper, il peperoncino più piccante del mondo ufficialmente. E abbiamo qua, saltiamo un altro pochettino sulla scala Scoville, abbiamo 350.000 gradi Scoville, di 100.000 gradi Scoville, quindi non vi preoccupate, è tutto a posto, William, vai tranquillo. Fai la storia, cos'è? L'ultima tua volontà? Oh, birra però, che è tanta roba. Che te la pensa per San Paolo? Ah, poi, tu hai il cinema assai, eh? No, dai. No, dai. Mi scappa da me. Ah, dici, che faccio, non so. Allora, Simone Lima adesso diventerà abbronzato come il suo collega vicino in porto. Quindi, state pronti? Allora, DJ, siamo pronti a cagliare te, appena finiscono di mangiare, andiamo a bella volta, peperoncino in aria. Sara, vai, piano, non è un problema adesso, vai. Peperoncino in aria, 3, 2, 1 e vamos! Applauso amici, dai, facciamoci sentire musica! Disgraziato maledetto che ti ho detto di iscriverti prima! Stanno prendendo una bella legnata adesso, ed è un genio che la trasformazione sta andando in atto. Il cappello Puentes inizia a sforzare quella. Signore De Beer, quasi finito. Massimiliano è una macchina da guerra. Lui è zitto, cacchio, sta finendo tutto. Non dice niente lui, non dice niente, perché così si fa. Grande Massi, Sara, che sta mangiando ancora con calma. William, signore, è finito. Ippolito, ancora un pezzettino di abanera, però lo conosci bene. Fra, questo lo conosci, dai, ce la facciamo. Ce la possiamo fare, fra. Allora, vediamo un attimo, appena finito tutti. Una ci ha lasciato. Una ci ha lasciato, ma chi sarà il vincitore? Il cerchio si stringe. Tra l'altro io mi sono dimenticato, no, ma dai, ma non è possibile, signore, ci lascia anche Francesco, ciao Fra, è stato bello, sei stato un grande lo stesso, allora, quindi sono rimasti 3 e 2, 5, signore si avvicinano i premi qua, allora un attimino, non vediamo, cazzo, mi sono dimenticato la pergamena di partecipazione. Vieni Sara, questa è tua. Là, vieni qua. Là. Grazie. No, questa è tua. Grazie, Fra. Grazie mille, vale. Oh, ti ringrazio, ti voglio tanto bene. Allora, ragazzi, qua ci siamo, Sono rimasti in 5. Ricordiamo che i primi, ma non i 4, wow! Quindi i 4 iniziano ad andare a premi. A premi perché le prime 2 saranno 2 coppe. Il terzo avrà la medaglia e il quarto si buscherà la sua pergamena come terzo classificato. Poi vi spiego perché. Avevo pellato. William ce la sta per fare, o meglio, ce la sta per fare a mollare, cioè, quello che volevo dire. Oh, DJ, sparami un pezzo veloce, così un po' carico.
bella, bella, bella che ci piace. Something takes a part of action. È dura, Lilia. Dai un applauso! Madonna, ma fuori di sentire! Lilia, cosa ci racconti? Com'è questa esperienza? Saltiamo! Saltiamo, non ce la fa più poveria! Però io l'ho preso per il coraggio, cazzo, sei una roccia, bravo! E ora, nonostante sta crepando, non molla! Non molla! Cioè, la Claudia è tutto bene, eh? Sai bene adesso, la cocchina ci sta, eh? Davide, vieni qua un attimo che ti devo dare una cosa, vieni. Guarda, perché ti voglio bene che hai partecipato, ti regalo questa qua. Guarda, questa è la pergamena di partecipazione al campionato superato, così puoi dire anche tu dai, pure se io sono stato al campionato italiano superato. Poi, se non lo so, te la dico così, se vuoi fare una storia, poi caffè, dici, la tocca lì. Amici, ci siamo, peperoncino in aria, 3, 2, 1 e andiamo! Però il peperoncino è veramente molto buono, molto molto buono. Buono o no? No, William è andato. Allora, William è finito, il peso è finito, Massimiliano è finito, il Pier è finito. Non mi abbandonare. Allora, adesso è tutto nelle loro mani, nelle loro bocche più che altro. Adesso è tutta una lotta psicologica uno contro l'altro. Allora, William, loro non stanno meglio di te, credimi, fidati, li conosco e secondo me adesso è solo una gara di morda prima, quindi una gara di resistenza. Vediamo chi fa il culo all'altro, perché siete rimasti in quattro, ma solo due si beccano la coppa. Il primo, se viene ieri, si becca anche 50 euro di rimborso. Che cazzo, allora, quindi ce l'hanno fatto, vi facciamo una pausa, dai, facciamoci sentire. Vai. Stanno veramente andando con i draghi, tra un po' sputano fuoco, vi incendiano, ma adesso veramente iniziamo con una botta di calore veramente molto molto incisiva. Questo peperoncino inizia a creare un fuoco che veramente si fa fatica a reggere. E adesso vi spieghiamo perché, che tipo di peperoncino è. E siamo al numero 566. Allora, sesto peperoncino in gara che è un... Abanero cioccolato, quindi continuiamo con gli abanero, però saliamo ancora di gradi scovile. Di 50.000, quindi da 400.000 gradi scovile andiamo a 450.000. Quindi piano piano stagliamo la vetta. Allora, quindi 450.000. L'abanero chocolate, che differenza c'ha da quello di prima? Che i peperoncini, diciamo di colore più scuro, quindi color cioccolato, solitamente tendono ad essere un pochettino più tartini, un pochettino più forti e hanno anche diversi usi in cucina. Il peperoncino cioccolato solitamente si usa su stufate, su brasaglie, su carne rossa, qualche piccola dritta sulla cucina, basta una piccola punta per insaporire, insomma, delle pietanze, farle, renderle gradevoli. Tra l'altro il peperoncino, dovete sapere una curiosità, a 400 anche voi non sapevo, e andiamo avanti con 450.000 unità scoville, quindi peperoncino in aria. E adesso vediamo chi sostiene anche questo peperoncino. 3, 2, 1, let's go! Andiamo, musica! Dai, mi hai fatto la scaletta della Madonna, bravo, vediamo.
quando fuori sui cazzi. Ci siamo, Dani, cosa stai facendo? Padova è già registrato comunque. Allora, signore, veramente incredibile. San Peperoncino che non so come ha fatto Daniele a crearlo, ma vi assicuro che oltre alla piccantezza si possono percepire delle note profumate e agrumate incredibili. Beh, ce l'ha fatta, ha creato un ibrido pazzesco, signori, Mitra, che vi presentiamo adesso come crema in purezza, e i nostri amici dovranno sopportare. Dovrete sopportare questa idea greca, cos'è? Perché mi dici come l'ho fatto a farli produrre? No, è lì con le mani in testa che dice, ma perché? Poi, non succede? Cioè, Dario, ma che c'è Dario? Voglio vedere. Andiamo a vedere i nostri di gladiatori qua che sono. Cosa c'è? Cambiare. Ah, scusate, non so proprio tutte le dinamiche che guarda, se devo fare. Allora, vai, peperoncino in aria, amici. Mitra, abbiamo già detto, mitra. 3, 2, 1, andiamo! Applauso! Riesco a capire come faccio a passare lì ancora, cioè, William più che altro, cioè, sì, ma cioè, William è pazzesco, sta veramente sta crepando ma non molla, non ho mai visto così, bravo, ma è incredibile, sta creando tanta roba. E allora andiamo avanti. Andiamo avanti, adesso iniziamo veramente con la piccantezza proprio estrema. Adri. Esatto, allora qua passiamo il milione di grandi scovigli, quindi ci addentriamo in un territorio molto ostico. Allora abbiamo un'altra salsa di purezza di Daniele Berto, che è il Pacciamama, era secondo me qualcosa. Vediamo. Allora, sto sudando io per loro. Però prima di far partire questa manche, secondo me sarebbe giusto accompagnarli in questa avventura. Io sarò con voi, ragazzi. Sarò con voi. Grazie amici. E io quello degli altri. Adesso la assaggi anche tu. Titolo sai campio. Vediamo cosa si fa di qua. Guardate. Ne volevi di meno? Mi metto le chiavi. 1.200.000 grandi sulla scala di Scopi, siamo arrivati alle battute finali di questa gara del campionato italiano su trot. Solamente due di loro prenderanno le coppe, sono rimasti in quattro, quindi Birra, Massimiliano, Eugenio e William si sfideranno a 1.200.000. 3, 2, 1 e andiamo. E bella, vai. Un applauso, ti devo battere le mani io, dai cazzo. Sei capace di battere le mani? Bravo! Ragazzi! Siete muove? Si muove? Secondo te? William, andato! William, ti stanno boicottando da là! Dicono che non ce la fai! Dicono a 1.200.000, diciamo che siamo praticamente agli sgoccioli, quindi è quasi la fine. Mancano due
due varietà di peperoncino e poi ci siamo e decreteremo il nostro campione, chissà chi è, chissà chi è. Dai, vai a prendere subito il peperoncino con 1.680.000 gradi scoviti di media, che è arrivato a picco massimo nel 2013 con 2.200.000. Ok? Questa, ricordiamo, è una crema di purezza, quindi il peperoncino tagliato, duro, smorzato, fatto diventare crema, non è come mangiare il peperoncino fresco, ma ci siamo molto molto vicino. Quindi, se non riusciamo ad abbattervi con questa, dopo sfideranno 5 milioni di SHU con una crema della Lake of Fire che si chiama The Chili Queen 2, The Killer Queen 2, ed è una crema con addizionata di capsaicina, perché l'abbiamo fatto arrivare a 5 milioni di scopi. Se non riusciamo con quella, facciamo la speed challenge. Quindi chi mangia per primo 5 peperoncini si aggiunga il primo posto. Quindi andiamo, ci siamo, William, tutto bene? Però non ti devi lasciare, cazzo, dai! Ho capito! Signori, 3, 2, 1, vediamo, Carolina Ripper! Se superano questa pazienza! Vai, 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 vai! Va bene, allora, adesso siamo arrivati a quello che vi stavo dicendo prima, quindi Killer Queen è un prodotto della Lega Fire, che sarebbe la Lega Internazionale dei Mangiatori di Peperoncino, che ha inventato questa sciagina azienda azienda, che se volete potete trovare su Facebook, tra l'altro è straseguita, è un influencer anche lei, ha veramente tantissime centinaia di iscritti, e loro fanno campionati internazionali. Tra l'altro io dovrò partecipare come campione europeo, devo partecipare a Rieti il 2 di settembre, quindi dovrò vedere se riesco a riconfermare il titolo. Sempre con loro, per Amigo Fire, hanno creato questa salsa che è un'addizionata di Carolina Ripper e altri tipi di peperoncini con in più la capsaicina pura. Quindi arriviamo ad una media gradazione scopo intorno ai 5 milioni, quindi veramente devastante, proprio veramente terribile. Io non so se riescono a mangiare anche solo un bicchierino di questa, ma se riescono sono veramente degli eroi, perché non è una cosa da tutti. Già passare Carolina Ripper non è da tutti, ma questa è veramente oltre. Quindi amici miei, per favore, io vi chiedo per l'ultimo marcio, vi facciamo un bel applauso tutti, però tutti insieme, dai, tutti grazie, perché questa è la finale, dopo ci sarà la speed challenge, se riescono a rimanere vivi, è rimasta finita. E chiedono se ti voglio fare uno shot, cosa dici? No, no, no. Dai, sono tuo maglio che mi sento un po'. È un cucchiaino? Dai, guarda, hai visto quanto abbiamo mangiato adesso? È così, è semplice. Non preoccupare, guarda. Ragazzi, quando si trasformava, cazzo, gli scoppiavano i capillari negli occhi, iniziava a ingrossarsi, diventare una bestia verde, e secondo me siamo praticamente lì. Cioè, adesso dopo questa, lui diventerà una sorta di Hulk, ecco. Quindi, vediamo un po'. Vero, DJ, sparami un bel pezzo che ci siamo. Eugenio, siete degli eroi, ragazzi, io vi voglio bene. Allora, signore Killer Queen, su, in alto i cucchiaini,
e dimostriamo al pubblico che anche l'ultima manche, questo è un gioco tra di voi, siete tutti forti, cioè, ma solo uno diventerà il campione, quindi è tutto nelle vostre mani. 3, 2, 1 e andiamo, tira qui, vai! Nella storia del campionato italiano Super 8 per la prima volta abbiamo 4 finalisti! Un applauso! Non è mai successo! La tua pergamena? Birra, adesso è il tuo certificato, ti chiedo di iscriverti al gruppo Jackpepper Magic Cultural e posta questa locandina. Grazie mille di tutto, vi facciamo un applauso signori. Terzo classificato, poi ti spiego perché è terzo, questo sono i quattro. Terzo classificato, The Beer. Grazie amico mio. Allora, mi manca uno per Massimiliano che viene. Uno e andiamo! Con calma ragazzi! Non strappate le piedi sporcate, ve lo dico! Piano piano, tranquillo! Sta masticando, Eugenio sta andando tranquillo, ha finito anche lui il suo primo peperoncino. Con calma ragazzi, guardate sempre il vostro avversario, cercate di capire come sono messi. William ha cominciato il suo secondo, ha quasi finito. Signori, William ha mangiato il suo terzo, ma sta masticando. Signori, attenzione, masticate, dovete alzarvi e non avere più nulla. Piano, Eugenio ha finito, signore Eugenio ha finito, è una gara tra Massimiliano, dai, vieni, dai ragazzi, piano piano, ce la potete fare, che si alza per primo con la bocca vuota, attenzione vuota, signori, incredibile!